scena. Vediamo un po'. Ah, continua a sentire. Ero curioso di provarla questa demo. Devo provare da un mese che non ho mai tempo. E quanto è alto? Ah! Aiuto, sì. Troppo alta. Qua. Io non sconosco il personaggio di Danny. Abbassate un pochino. Guardate, è gratis con il Game Pass di Microsoft, questo gioco. So che se lo giochi lo gioco da Steam non posso continuare la storia. Vabbè. Ma non lo compro adesso, comprerò un po'. Se mi piace, se mi piace. No, un po'. Ok, eppure. Che anomalia. Aspetta, impostazione di video. Non c'è l'audio, scusa. Ok, Snake. Voglio abbassare l'audio, è troppo alto. Belle le musiche. Dove è la cappa? Ah, qua. Missioni estreme, eh? Ah, c'è anche la difficoltà. Nella missione di prova è disponibile la modalità 3D. Seleziona la modalità 3D, la missione completa il gioco. Quindi sulla modalità 3D e sulla modalità 2. Figata! Quella antica, Nelson nostalgico. Vabbè, c'è solo questa qua. Ok. Proviamo in giapponese. Cos'è? Ah, automatico. No, forse è meglio. Lasciamo così. Va bene così. Sì. È l'audio, voglio sistemare. È un po' altino. Sento quello alto. Ah, sì, ok. Se ti rompi, poi ti interrompi dove finisce la demo. Cioè, il gioco. Vabbè, se siamo capiti. Bella graficamente. Dammi questo sulla PlayStation 2. Se l'ho finito. Ah,
dopo assalvo voodoo, dico che dopo assalvo voodoo, resta troppo alto. Che cavolo, aspetta, finisce la cazzina, dopo ti spiego. Avevo un Dragon Quest per la PlayStation 2, solo che mi ce l'ho là, non mi ricordo come si intitola. Sì, il volume, ok. Mannaggia. Così? Forse anche... Oddio, Kiri? Così va bene, ecco. Oh, finalmente. Carina la tipo la oddio, va a fuoco tutto. Non mi ricordo che danno questo, devo alzarmi per vedere. Sto gioco ha un audio potente, sì. Sono senza testa. È troppo basso adesso, va bene. Ah no, ha detto che va bene. Ok. Hanno perso la testa quei tizi. Ah sì, ok, va bene, ok. Si può sistemare l'audio, cavoli. Oddio. Ah già, di solito i giochi di ruolo hanno una presentazione lunga. Col prossimo gioco in caso è Alleanzi. Ah sì. Il maestro Button assomiglia. È tipo coso, poco. Non so, lasciate giapponese, non si sono giapponese. No, forse è meglio inglese, che capisco almeno qualche parola. Inglese. Nonno, Giovanni Goku, è vero, sì. Che il disegnatore è sempre Akira Toriyama, quello di Dragon Ball. Dieci anni dopo. Sì, non mi ricordavo, nonno si chiama Jotan. Joan. Questa mi ricordiglia, Tanks mi ricorda. Oh, grazie, non so cosa avrei fatto senza di te. Dopo non mi trovo con il giapponese. E poi lo cambio ancora. Sbadata, come ho fatto. E quanto parla? Che sbadata, come ho fatto a perdermi un funerale proprio prima della cerimonia? Ok. Finalmente si sia arrivato il gran giorno, ancora non riesco a credere che sia arrivato fino lassù. Mm?
pare che proprio Sabi vuole mostrarci la strada. Forse facciamo aspettare. Ah, aspetta. Come sono... Ma se c'è le opzioni? Modalità fotografica, va bene? Ah, ecco. Ah, ecco, c'è l'audio. Preferisco inglese, qua c'è il protagonista. Boh, questa lasciamo così. E adesso la sola basso e dalzo di là. Metto a 5 alzo. Ah, prima. Così. Adesso sistema, eh? È troppo alto ancora. 1, 2, 3, 4. Ah, li voci. Poniamo così. Uno, due, si sente? O va troppo alto? Bau bau. Mi sembra sempre. Vediamo. Sì, ok. Ha messo a 2, 2, 2, tutte e due. Posso anche mettere a 1. È sparato alto, all'1 si sente. Aspetta, non ho fatto conferma, mannaggia. Aspetta, Come modalità, Cioè... Ah, qua. Ok. Ok, così va bene. Fate attenzione al comando. Non credo di aver visto separati voi due. Pensare che adesso siete diventati grandi. Sento già marcia nuziale. Nonna, ma cosa dici? Lascia divertire un po' la vecchina. Una vecchina. Dai, Snake, prenditi cura della tua nipotina. Mi raccomando. Ah, posso anche saltare. Quanto vuole essere grande come voi, non vedo l'ora di scalare il massiccio. Snake, vedere che tu, la mia adorata gemma, siete proprio il gran giorno e mi riempie d'orgoglio, come il sindaco, come il nonno. Non siete più bambini ormai, siete cresciuti. Questi vuol dire che dovete andare a massiccio lo capietta per offrire i vostri ringraziamenti. Ora è giunto il momento di partire, recatevi sulla cima, mangiate allo spirito della terra e tornate a raccontarci come nel panorama. Se dovesse avere dei dubbi su cosa fare, per me ispiro in selezione, parla con i compagni, Gemma potrebbe avere qualche consiglio utile per te. Ma guarda, se ne è come cresciuto mio ragazzo, mi raccomando, prenditi cura di Gemma, capito? Sai che state inseparabili fin da piccoli che qui, ponte a scalare massiccio insieme, se dovessi perdere... Se dovessi perdere segui Sabi, quel cane più sveglio di tutti noi. Adesso vai tesoro. So che andrà tutto benissimo. Preparo una direzione azionetta per il tuo ritorno. Cavolo che panorama. E se mi butto giù? Anzi, non si può buttarsi, ok. strada che vi attende è molto ripida, ma non temete, figlioli. Spirito della terra velerà su di voi. Che questa impiccata...
vi faccia capire quanto siamo fortunati a viverci con tanti passaggi così belli. Pregheremo affinché possiate tornare sani e salvi. Ah, una missione. Francamente. Chi è questo? Oh cielo, dove sarà cacciato stavolta quel ragazzo? Spero che solo che non abbia deciso di salire sul massiccio da solo. Non sarebbe così stupido, vero? Ah, ogni giorno mi farà morire un colpo. Piace la grafica come fatti i personaggi. Ah, da non piccarmi là sopra, ammazza. Ah, mi trovo meglio così. Capisco qualche cosina. Genti umili, gentili locapietra, luogo che casa focolare grande spirito a terra, è così che inizia, non è vero? Sono indignati molto bene, sì. Mio nonno mi insegnò che questa preghiera è quanto ancora una bambina. Lui crede che lo spirito della terra viva davvero sul massiccio locapietra. Fin dalla mia prima infanzia mi ha preparata per il giorno in cui sarei diventata grande, il giorno in cui ho dovuto salire lassù in cima per offrire i miei ringraziamenti. A volte mi chiedo chi ha avuto l'idea di mandare i giovani del villaggio a svolgere un compito così pericoloso. Se mi capitasse qualcosa di brutto, eh? No, sono certa che è andato tutto bene. Siccome io e te siamo nati allo stesso giorno, fortuna averti come guardia del corpo durante il viaggio. Forse abbiamo una montagna da scalare. Ah, intanto ti ho detto dal cane. Ah, i boblio. Che carini. Ah, ci sono i mostri. Stanno venendo da questa parte. Ok, slime, che si chiama slime, non mi ricordavo più. Anche il cane attacca. Ah, ma curato la tizia. Là. È un pochino basso il volume delle voci. Uno scrigno. Ah, va bene così. Accidente, ho avuto davvero paura. So che quelle creature erano piccole, ma mi sarebbe vista molto brutta. Se tu sabbi, non sarebbe stati qui ad aiutarmi. Ah, il cane va dentro. Come se non bastasse, ora dobbiamo attraversare quell'orribile grotta. Ne farei volentieri a meno. C'è anche il cartone animato gli danno con questo. Scommetto tutto quel che vuoi, che proprio da lì sono sbucati quei mostri tremendi. Per quanto sono contento, non ho nulla da temere. Avanti, proseguiamo. Babau. Apri la mappa, vediamo. Ah, sono lì, è bella grande, cioè. Ah, infatti hanno scansionato quei disegni. Ah, che.
Bello qua. Ah, possono applicarmi. Perché esplodo mai? Ah, c'è roba. Ah, erba medicinale. E posso tornare di qua? No, non mi fa andare. Ah, posso anche parlare con la tipa, mira. Non riesco a credere che si siano rimossi sul macisso e per giunto nel nostro grande giorno. Sono un pochino preoccupato, ma devo andare avanti, almeno sei tu a proteggermi. Altri mostri, ma credo che non ti avevano ancora visto. Potrebbe provare a cogliere per sorpresa. Se ti avvicinai molto mostro, fai comparire una piccola freccia arancione su esso. A questo punto premerà e colpirà la belva con la tua arma, riducendo i suoi punti vita ancora prima che la battaglia inizio. E ne può lanciare un attacco preventivo con questo slime laggiù. Non mi ricordo come si fa l'attacco. Aspetta, mi allontano un attimo. Ah, con la. Ah, ho preso uno, gli ho tolto. Ah, figo che. Ah, posso anche spostarmi. Là. Ah, li posso anche evitare. È come nell'altro che ho giocato. Cos'è quello? Era un topo, sembra topo Gigio. Però mi piace esplorare a me. Ah. No, levati, volevo prendere il vaso, si è messo davanti. Si può notare? Ah no. Mi sa dopo. C'è roba. Frammento di rame. Ah, come nei vecchi Dragon Quest. Faccio tot. Accidenti, quanta nebbia. Credi che sia normale? Aiuto, aiutatemi. Ma chi è? Ametino. Devi aiutarlo, presto. Che succede? Questa non è nebbia, sono altri mostri. Ah, i Nikuni si chiamano. Tattiche? Cos'è tattiche? Ah, ok. Non c'ho magie, stavo guardando se c'avevo magie. Ah, devo spostarmi. Incantesimi, oggetti. Ah, ok. Forse. Ah, potuto. Ah, no, niente. Difesa, attacco.
Mi ne sale un tanto. No, l'ho mancato. Aia. Ah, grazie. Ah, l'altro è morto. Aia. Attacca. Come si fa a vedere l'energia dell'attacco? Cioè, non sono sofficato. Quanto tocca a me è quello, volevo dire. Morto. GG. Ah, sono salito. Ah, in catena di fiamma. Mi dispiace tanto, Gemma. Ero venuto qui per farmi una sorpresa. Ma poi sono saltati fuori quei mostri. Vuoi tanto sapere cosa sta succedendo? Non avevo mai sentito parlare di mostri su massiccio di rocca pietra. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Ma a questo penserò più tardi. Ora voglio dirtene quattro. Si può sapere cosa ti è saltato in testa? Avremmo potuto ucciderti. Adesso prendi Sabi e te ne tornate subito al villaggio. Yes, Gemma. Sì, Gemma. Scusami, sorry, Gemma. Gemma. Si chiama proprio Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Mi hai salvato ancora una volta. Sapevo che eri forte, ma credevo che tu fossi diventato combattente così abile. Sei un vero eroe. Not far to the top now. Mi manca la morte alla cima. Ah, piove. Ecco, la pioggia proprio non ci voleva. Su, sbrighiamoci. Le. Una volta scalati questi rampicanti, sarai quasi a destinazione, non mollare la presa. Ok. Beh. Ah, così. Posso anche dondolarmi, Anu. Ah, che finisce qua. Vedete. Cibo di qua, terreno accidentato. Oh, cavolicchio. Dove è andata la tipa? Ah, c'è un oggetto là, fa niente. Ah, qua devo scendere. Ah! Oh, sono sceso. Ah, come sono sceso? Mi sono buttato. Manca molto. Tenti vicino ai paletti e lasciarti sopraffare la tensione. Sì, è bello come gioco. Vale sì. Ma non lo compro adesso in questo periodo. Troppi giochi da fare. A parte che c'è anche gratis su Game Pass. Quella del box, però devo fare il Game Pass che mi è scaduto a gennaio. Farò. Non lo so, lo farò più avanti. Quando finisco gli altri giochi che sto facendo. Ah, io ne compro ogni tanto. Se... ne ho comprati tanti perché c'erano i giochi che mi piacevano. Mannaggia. Oh, finalmente siamo a destinazione. È un vero peccato che questo sia questo tempaggio. Tanto voluto godermi il panorama. Avanti, sbrighiamoci alla città della preghiera. Non fate tempo a leggere. Cos'è stato?
Salve. No! Vabbè, qua si capisce cosa dice. Aiuto, aiuto, aiuto. No, arriva ancora l'uccellaccio. Cos? Ah, l'emblema di rotto. Non so. Mi sembra che si chiama così, emblema di rotto. Non mi chiede un quest, qualcosa lì. Se mi ricordo bene. Perché mi ricordo nel cartone animato. Anche nel manga, il manga non lo dicevo, ma non era il protagonista, non era questo, ma un altro personaggio che assomigliava a Goku, si chiamava Dai. Siamo ancora vivi. Ma cosa è successo? Quel lampo abbagliante è quasi... Ho avuto quasi l'impressione che sia stato tu a scatenarlo. Che fa parte della famiglia di Lotto lui, mi sa che non lo so. Qualcosa del genere. Guarda, guarda il simbolo sulla tua mano. Ah, probabilmente sì. Oh, ha smesso. Beh, magari dopo cercherò di capire perché brillava. Però una cosa è certa, mi hai salvata ancora una volta. Sono proprio come farei senza di te. Ora andiamoci una mossa e portiamo a termine la cerimonia. Ah, bello che pega. Gente umile e gentile capietta, dopo che casa focolare e grande spirito della terra. Levate alte le vostre voci preghiera. Fate il sorriso tutta l'idea. Blessed are we since days of yore. Let it be so forevermore. Dall'alba dei tempi non siamo benedetti, e sempre così sia fino alla fine dei giorni. Che stacco, amen. Stacco di scena che ha fatto, mi ha dato fastidio gli occhi. Vabbè. Accidenti, guarda. Grandissimo, è immenso. Ah, ma il mare. Forse la... Forse questo... Forse questo era questo lo scopo che si prefissa la persona che concepì la cerimonia. Voleva che si rendesse conto che il nostro mondo è davvero sconfinato. Sono belle anche le musiche. Ah, ecco fatto, abbiamo finito. Adesso siamo diventati adulti. Sì, è molto carino. Allora, scendiamo di sotto e raccontiamo a mio nonno e gli altri cosa è successo, sì. Saranno tutti laggiù ad aspettarci. Ah, nel gettino. La mascella rosa, sarà una roba. Già. Ok. Tu. Wow. Grazie per avermi riportato, Ammettino, salve e salve, salve. Quanto sei bava, sapevo che ce l'avresti fatta. Bava? Ho detto male.
Ah sì, è una femmina. Mi dispiace tanto Gemma, non volevo. Ah, già fatto. Importante che state tutti bene, la prevenzione mai stop, a quanto si trovano i mostri. Ti voglio dare un favore, Snake, e anche Gemma Sabbi. Mio mettino mi ha detto tutto, ha raccontato di come combattuto quei terribili mostri, non so come ringraziarvi. E tu Gemma state bene, oh che sollievo. Sta tipa qua? Quel lampo è stato terrificante, è andato tutto bene lassù, mi dispiace tantissimo che avete dovuto affrontare una prova così tremenda. Allora ce l'avete fatta, siete andati sulla cima nel massiccio, vi consiglio di dirlo subito al sindaco. Saranno tutti in tepida attesa di sentire come andate alla scalata, non lasciate aspettare, intesi? Sì, andiamo. Quanto il fulmine si è abbattuto sul macesso, devo ammettere che ho temuto la vostra comunità, ma a quanto pare mi siete fatti nulla. Dobbiamo davvero rendere grazie allo spirito della terra che veglia su tutti, su di noi. Su tutti noi, vabbè. Ma questo è un parliamo, se no. Ok, sono arrivato. No, siamo tornati, se siamo tutti interi. Lo vedo che state bene, ragazza mia. Sono ringraziati gli spiriti che vi hanno protetti. Sai, quanto prima abbiamo visto quel lampo, si sono preoccupati in un poco. Ok. Nome del cielo, se le cose stanno come dite, è un miracolo che siete tornati qui sani e salvi. Non c'è dubbio, lo spirito della terra vegliava su di voi e vi ha protetti. Dimmi, ragazza mia, com'è il panorama lassù? Meraviglioso, ho visto il mare che si sentiva fino all'estremo dell'orizzonte, l'acqua a bilare sotto i raggi del sole. Non ho mai ammirato uno spettacolo del genere. Adesso voi due siete i veri Locapietani. Sono la nostra gente, ha il privilegio di ammirare dall'alto tutta l'idea. Non ho di poter baciare con lo sguardo il mondo intero. Siete giovani, forse un giorno deciderete di lasciare la Locapietà. Spero che la cerimonia in cui siete stati protagonisti vi abbia aperto gli occhi su cosa aspetta oltre i confini del villaggio. Tornerò a casa, sono sicuro che tua madre ha una grande voglia di sapere come ti sei cavato, giovanotto. Non facciamo aspettare la prova Amber. Forse è ora di andare a casa. Ah, poi salvare gli spoggetti nel gioco pegando presso una chiesa. Ah, vabbè. Ah, lì posso salvare, ok. Bello sto villaggino. Conferito di aver aggiunto il vento del massiccio Locapietra e aver completato la cerimonia che ci serve l'occasione del passaggio dell'età adulta. Siamo stati molto carini a attendere il nostro ritorno, ma non mi piace stare al centro dell'attenzione. Andiamo, ora devi andare a casa, fai aspettare tua madre. Ah, ok. Sono lì, non da di qua. Ah, non mi fa passare. Ah, ok.
Dito di qua. Bau bau. Che c'è? Soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. Ecco mio piccolo guerriero, anzi non sei più piccolo. Mi hanno detto la tua avventura, sei diventato grande, figlio mio. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Spero che questo abitante da te abbia dato. Mi sono a leggere, Nanja. Non ho, me ne ha dati tanti. Anzi, mi ha aiutato moltissimo. Può essere orgogliosa di lui. Siamo stati attaccati da un mostro smaciccio, lo capite. Io ero appunto per stare sotto. La parte al bordo del precipizio. Ti manca una serie cavata. E sai cosa è successo? Il simbolo del tuo figlio sulla mano si è illuminato e poi è caduto un fulmine che aveva colpito la belva. Cosa hai detto? Quella specie di marchio sulla mano si è illuminato e poi un fulmine ha centrato il mostro. Oh santo cielo! Spero che sarebbe stato un ragazzo normale, come tutti gli altri, ma pare proprio che suo nonno avesse ragione. Credo di avermi mandato questo momento troppo a lungo. Tu e io dobbiamo parlare di una cosa molto seria. Tieni, questo oggetto appartiene a te. Un orecchino? Tuo nonno mi chiese d'altro quanto fosse diventato adulto e avesse raggiunto la vetta del massiccio. Vedi, mi sono tenuto. Vedi, mi sono tenuta dentro un segreto tutti questi anni. Si tratta di una cosa in cui non avevo parlato con suo abitante villaggio. Dunque, allora, come so più d'altro è che tuo nonno mi disse che tu sei. Mi disse che tu sei l'incarnazione di Lucente. Cosa? Oh, non chiedi cosa intendesse, mia cara. Non ho più la pallida idea, so solo che a sentire lui il destino in sembio per te qualcosa di davvero speciale, che ha un compito da portare a termine. Mi spiegò che tu, una volta diventato adulto, dovresti. No, ho fatto in tempo a leggere, mannaggia. Se tu avessi fatto queste cose, disse, sarebbe diventato chiaro, certo come non chiaro come il fango. Per farla breve, se vuoi scoprire cosa c'è di vero in fondo alle azioni di tuo nonno, c'è la capietta e le carte da lui. E ci picchia. Guarda, non posso evitarti di andare, se hai intenzione di farlo. Non posso per dirti di partire a stomaco vuoto. Forse andiamo a cena. Andiamo a mangiare. La carnazione è lucente. Nonostante si fosse riprendere il sonno, Snake non usciva più di occhio, troppo confuso a causa di ciò che ha scoperto sul traccia per il viaggio che si sta per intraprendere. A un certo momento. Attacco dei mostri? Non riesce a dormire, dopo tutte le emozioni di oggi non mi stupisce, per non parlare della grande notizia. Quando io provo a mi fa vado a fare una passeggiatina, l'aria notturna mi fa sempre molto bene. Ah, un abito semplice. Ah, quello di quel piacciamento. Ah, qua. Ah, ok, non ce l'avevo neanche vestito. Ok, andiamo.
Di là cosa c'è, aspetta? Una scala. Nessuna scala, eh? Salgo le scale. Ah, questo. Ciaone? Ah, devo passeggiare. Nope, sono caduto. Come si fa a prendere quella roba là? Ah, da qua. No! Di qua. Cos'è sta roba? Una mascella rosa. Bene, guardiamoci se c'è qualcos'altro da prendere qua. Non vedo niente. Andiamo dentro di casa e la porta è chiusa, ok. Ah, qua ce l'ho. Ho sbagliato tasto. Antitro. Chiuso. Sta andando il menu, infatti. E poi sveglio. Dunque. Ah, la chiesa. Abitanti o capieta, rendiamo grazie ogni giorno per i doni ricevuti, uniti in chiesa e arrivare un inni di lode. Ah, chiuso. Ah, non ce la fa. Pensavo di saltare l'ostacolo con la salto. Vediamo qua cosa c'è. Sono caduto. Sempre chiuso. Quella chiesa. Qua. Lascia aperto. Ah, non si può neanche interagire. La stalla qua. Avviso i genitori, ma sì, c'è pericoloso ai bambini, è difficile andarci a giocare. Qua che cosa c'è là? Ah, per andare su, giusto. Ah. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? Ricordi quest'albero, non è I got vero? my scarf stuck in it Mio all fuorale those si years impegnò ago. tra i suoi There nami I tanti anni was, fa, crying piangendo like a disperato, non bird. sapevo come fare per There riprendere. you Poi were, arrivasti running tu, round, mi trying to help me aiutasti a down. recuperarlo. Something Mi never ricordo changed, quell'episodio eh? come se fosse ieri. You know, I always imagined we'd spend our whole lives Sì. right here in Sai, ho Cobblestone. sempre pensato che avrei trascorso tutta la vita qui all'acqua quieta. Ecco That's why I was so perché sono surprised by rimasta what your senza mum parole said quando ho today. sentito ciò che ti ha All detto that tua madre stuff about oggi, che you tu sei being una the creazione luminary and lucente e tutte quelle altre brilliant. cose. I remember the story my granddad told me. Una volta mio nonno mi raccontava una storia. Tanto Once upon a time, tempo long, fa, long un ago, mostro terrificante the voleva world was distruggere il mondo, poi terrorized arrivò by a l'incendio che horrible pose fine monster. alla When minaccia. it was all over,
Dice che dopo che la situazione è tornata alla normalità, il centro di suo amore è una stella. Quella oggi si vive su tutti noi dal cielo. Eccola lì, quella stella lucente. Ah, ma allora, come è possibile che anche tu sia lucente? Proprio non capisco. Però mi è chiaro che devi andare da voi, così superare la verità. Certo, non puoi fare altro. Senti, forse è meglio che se torniamo a casa. Gli altri si stanno chiedendo che fine avremmo fatto. Arrivederci, mio carissimo amico. Cosa si è messa a piangere? Infine, fatica e intensa giornata trascorsa si fanno sentire, non è che cade un sonno profondo e agitato. Mattino seguente. Vediamo un po'. Ma guarda che bel giovanotto, stai proprio bene, peccato che tuo nonno non possa vederti. Cerca di non dimenticarti mai di lui, era un uomo buono e di valore, orgoglio del nostro villaggio, sarei felicissimo se ti provassi a seguire il suo ordine. Ad ogni modo, qualunque strada tu decidi nella tua vita, nella vita sono certo che ti sarà superare tutte le difficoltà che dovrai affrontare. Una madre le sente certe cose. Ah, ti ho messo nella borsa un po' di soldi che avevo conservato. Cerca di spenderli bene. Perché non fai un salto al negozio del villaggio prima di partire per Edo? Certo ci serviranno le provviste per queste tue. Sì, certo ci serviranno le provviste per questa tua grande avventura. Cerca di non metterci troppo, l'intero villaggio vorrà regalarti un buon viaggio. Cosa c'era su di qua? Non mi ricordo. Ah, c'erano i vasi. Andiamo. Vediamo un po' cosa c'è, la caduta non si può prendere. Cos'è che ho fatto? Poi non so proprio cosa fare. Oh, guarda, si vede Johnny Snake, arriva poi. Al momento giusto, un favore da chiederti. L'altro giorno stavo giocando con mio figlio per farlo breve. Lui ha una piuma ironica e come molto affezionato. E io, come uno sciocco, l'ho fatta volare via. Per fortuna, il vento l'ha portata solo sul tetto del tuo capanno. Andrei personalmente a recuperarla, ma soffro di sui vertigini. Comunque, so tu che sei un bravo ragazzo, non hai paura di niente, quindi mi chiedevo se vi piacerebbe andare lassù a recuperarla, mi farebbe un enorme favore. Ok. Sembra che avessi aiutato, di sicuro sai bene cosa attendi, sacerdote, quanto bisogna essere gentili con il prossimo. Sei proprio un gran bravo ragazzo. C'è tempo da perdere, mio figlio non vede l'ora di avere la sua piuma, quella al tuo capanno. Suppongo che tu sabbia. Ah, perché? Non so perché piangeva. Boh.
Appena hai trovato la prima reliquia, riportati loro un cambio qualcosa per sdebitarmi. Buona fortuna. Ok. Perché lascia solo qua nel villaggio, forse. Ah, pensavo che si potrà prendere quella. Quanti porti ha sta casa? Ah, già che posso anche saltare. È troppo alto. A 10 a 2 è sopra. Tua mamma ha contato tutto, ma hai detto che devi partire per un viaggio importante, eppure sei così giovane. Bene, prima andarvi ricordo di passare al negozio, sai dove si trova, in fondo a questo pendio dall'altra parte del fiume. Quanto si è separato tutto quello che hai bisogno, di se vedi che se tornare in villaggio ti aspetterà per saltarti. Insomma, il villa è sopra la capanna, ma mi sembra che l'ho già preso la roba. Chi è? La piglio per appiccarvi e poi premere B per saltarci. Quanta prima c'è? Ok. La tua non appiglio. Ah, era questa. No! E sono caduto voi prima. Ah, ma l'ho già venuto qua, non c'era la casa, eccola là. Ah, c'è anche lo schigno. Ah, la pila da davanti. Portiamo la tizia la piuma. Era questo. Ecco qui Snake, vedo che hai trovato la piuma, la daresti. Ok. Grazie, sapevo che non avrei deluso. Chissà se sarà contento mio figlio. Prima che non mi dimentichi una cosuccia per ringraziarti. Ah, l'ibisco. Non è tutto, voglio darti un consiglio, spero che ti sia utile. Il fumetto viola sopra la testa della persona indica che bisogna dell'aiuto. Parati, scopri se puoi dargli una mano. Chi è gentile con gli altri viene sempre ricompensato. D'altro canto, il fatto che qualcuno racconti problemi significa che tu abbia il cuore subito a risolvere. Puoi fare anche quanto non vuoi, fare qualcosa di diverso, non sai come proseguire. In ogni caso, grazie ancora, Snake, sono in debito con te. E ricorda, qualcosa succede, sii gentile con il prossimo e dai che andrà tutto bene. Ok. Ah, mi dà il timbro. Ah, dicevano andare all'uscita del villaggio, giusto? Al fiume. Ah, qua al fiume. Ma se ti messo. Ah, ma io parlo con questo. Ah. Non si spostano che sta mangiando le erba quelle. Ah, faccio così io. Ciappa. Ah, qua è chiuso. Dove che non andare? Diceva che non andare dove c'è il finiva il fiume. Ah, negozio. Prima devo andare al negozio. Salve. Dunque, stai per abbandonare
La vecchia coppietta, prima di partire sicuri di aver preso tutto l'essenziale. Benvenuti gentilmente, cosa posso essere utili? Ah, ok. Ah, questo è lo scudo. Compo 2. Sì. Che peccato, cosa è successo? Ho sbagliato tasto, ma non so. Ah, capito. Compriamo tutto qua. Poi, coperchio, lo scudo. Ma questo per fare magie. A posto. Adesso dov'è che devo andare? Ah, c'è la cosa rossa, ho visto. Salve. Vediamo se c'è qualcosa sotto la cascata. Come si fa a saltare? Ah, non c'è niente. Non fa il giro. Chi è quello? Sì, uomo, resta sempre concentrato su quello che devi fare. Per quanto sia feroce la battaglia, non devi mai perdere la concentrazione. Più prenderai, più ti concentrerai. E meno che non si dica, sarai tutto pimpante. Allora vedrai che roba. Quanto si sente pimpante, sarà più forte. Più veloce, riuscirà a fare meglio ogni cosa. Una sensazione unica. Avanti, amico. Vai fuori e diventa vero pimpante. Ah, la chiesa, adesso vediamo se posso andare anche. Ah, sì. Andiamo. Finalmente si può vedere il mondo, figliolo. Credessi una fare una pregheria prima di partire? Ti do benvenuto alla sua chiesa, dammi una devota. Cosa posso essere utile? Ah, confezioni, soluzioni, eccetera, eccetera. Vabbè. E proseguiamo. Ok. Voglio uscire dal villaggio. Dice che devo uscire dal villaggio, giusto? Ah, vero, per vedere. Ah, posso parlare. Forse con lui. Ok. Ah, di qua. Penso che devo andare. Ah, ecco. Ci siamo, il mio piccolo guerriero parte veramente. Sai quanto tornerà? Spero che tu abbia salutato tutti. Quindi sei pronto? Sì, allora spiegati, possiamo stare qui tutto il giorno. Ah, no, sono fatto tu no. Poco fa era solo un ragazzino, ora ti accingi a lasciare il villaggio e coprire il mondo. Tuo nonno sarebbe fiero di vedere che sei diventato un vero uomo. Quasi non mi sembra vero che siano trascorsi questi anni da quanto loco ti trovate lì e quanto ti portò a... Sta dicendo la vita. Non ho sempre pensato che tu fossi un ragazzo normale, adesso qui sono fatta fuori la storia di te ed è lucente.
Ovviamente tu sai che era lucente giusto, l'eroe leggendario che sarà un mondo d'oscurità. Ora noi dobbiamo credere che sia la sua incarnazione. Con tutto il rispetto per il povero Locco, questa storia, questa cosa mi sembra un po' fantasiosa. Grandi cose più serie, quante continuerò a dire dallo incontro che viene qua a pietra, racconto. Quanto sapevo che il nuovo docente che è uscito qui sicuramente si compenserà in qualche modo, tutto chiaro. Ma guarda te! Ma quanto sei venale, ti pare il momento di pensare al nostro tornaconto. Oh oh oh! Io, guarda che scherzavo, ma ti pare che io penso ai soldi, cos'altro volevo dire? Ah sì, dunque, ti attendo un destino più curioso di quanto noi, semplicemente gente campagna possiamo immaginare. Nel nostro piccolo vogliamo fare tutto ciò che possiamo per aiutarti. Prendi questa mappa di eredia e speriamo che tu ti sia utile. Ah, la mappa. Ah, un cavallo mi ha dato. E possa questo magnifico destino che l'orgoglio del nostro villaggio nel tuo viaggio più rapido e meno faticoso. Non ha difficoltà ad aggiungere Edor, ti passerà a procedere verso nord una volta fuori dal villaggio. Buon viaggio, figlio mio, raccomando, fatto onore, rendici fieri di te, torna a casa sano e salvo. Arrivederci, torna presto, buon viaggio, sei più lenti, ciao. Ciao, aspetta. Ecco, prendi, l'ho fatto per te. Amuletto di gemma. Non porta fortuna che ti proteggerà. Sai, ho saputo che il posto dove andare è pieno di mostri. Tieni sempre con te il mio amuletto. Io non ho idea cosa farei lontano il villaggio. Comunque dai, comunque incontrerai, cerca di dimenticarti mai di noi, d'accordo? Abbi cura di te, ricorda che ti aspettiamo. Piaceva perché la lascio solo. LOL. Cavalli sono utilissimi perché ti mettono a coprire lunghe distanze rapidamente. Non di rado. Però dovrai recarti in zone in cui puoi accedere solo precedente a piedi. Disperati, ti passerà a suonare numerose campagne di evocazione spazio per ovunque in tutta l'idea per far tornare accanto il tuo fidato destiero. Eccolo. Galoppo. Chi è? Snake, che qua. Il sindaco mi ha chiesto di insegnarti un paio di cose sui cavalli, anche sulle mappe in verità. Allora, vedi questa campana, se la suoni un veloce destino giungerà galoppo dal nulla, ricordalo quanto ti fanno male i piedi. Se sei stanco, seppure sei perso, facile, premi X per guardare la mappa, se vuoi vedere i dettagli premi A. Sicuro c'è scritto già tutto l'elenco dei suggerimenti sviaggiatori tra borsa, ma nel passino fa mai a male. Ok. Non dà tutto dritto. Niva Smellaldo. Ci sono anche i nemici. Di qua. C'è? Un nemico. I cactus.
Oh, aspetta un attimo. Oh, guarda chi abbiamo qui, un giovane avventuriero. Scommetto che sono i primi anni. Viaggiare in questo soffio minato. Viaggiare in queste aree selvagge può essere pericoloso, ma non sai come fare per sopravvivere. Certo, un giorno fortunato. Ti spiegherò un mucchio di cose utili e interessanti. Quello giù sul resto in fuoco da campo. Bene, quanto vedi qualcosa del genere, puoi fermarti per concederti una pausa. Se vuoi accapparti per trascorrere la notte, non fai altro che avvicinarti al fuoco ed esaminarli. Non batte il d'occhio, sarai pronto per goderti meritato riposo. Come hai detto, temi che i mostri possano attaccarti mentre dormi. Un uomo di poca fede. Quella statua è dotata di un potere divino che tiene lontano dai ribelli. Non solo, se rivolgerai le tue preghiere a quella scultura benedetta, guarderai veramente da tante cose brutte. Insomma, come se fosse una piccola chiesa, qualcosa del genere. Bene, ti ho detto che è troppo. Perché non dai un'occhiata in giro e prendi confidenza su ciò che ti ho parlato? Rischio di imparare in fretta con come li conosci accampamenti dove trovare. Ti metti una vaia vita faccia in queste zone selvagge. Mio padre diceva sempre che gli avventurieri che sanno dove come accamparsi possono arrivare ovunque. E aveva ragione. Bene, direi che il momento è tutto. Se trovassi qualche domanda da farmi sui accampamenti, chiedi pure. Mi trovare sempre qui. Adoro questo posto. Come si fa a scendere a cavallo così? Ah no, qua? Da lontano giunto ed ecco una sana voce. Tutti i pecorini smarriti sono benvenuti in questo luogo sacco. Cosa potete sentire? Ah, posso salvare, capito. Ah, posso salvare solo in questi cosi qua. Vabbè. Sì? Una petizione 40 punti H. Ah, questo è per il suo, quanti amici posso portare con me? Forse la tizia di prima nel villaggio. Ah, posso anche entrare dentro la casa. Bello che andiamo dentro la casa a rompere le robe. Ah, la campana, vediamo. Andiamo, non voglio accamparmi. Non da di qua. Ah, sto andando alla parte sbagliata, vabbè. Chi è? Mi sono spaventato. Non girare di qua. Cos? E ho fatto volare, aspetta. faccio volare i cosi. Quella di torniamo al castello, poi stacchiamo, cambio gioco. Ah, lì c'è un oggettino. Una muscella rosa. Chissà che servirà per fare. Adesso non riesco più a salire sul cavallo. Ah, ecco.
Di qua? Sì. Ecco il castello. È chiuso. Ok. Bello. Ah, auto sabotaggio. Mi sono messo qui per le persone che almeno di sotto. A volte secondo di me sul nido è un bel momento. Ok. Benvenuta a la più grande città di tutti i dia. Come fai come se fosse a casa tua? Ah, se stai credendo quel fumetto bianco in frutto sopra la testa di un amico, ti fanno che indica, non ha niente da dire ora. A volte capita non di parlare con nessuno. Ah, questo... Non ho mai visto queste parti. Sei venuto per contare lei? Beh, non troverai qui, farei meglio a ricarte castello. Prosegui se questa strada sarà scalinata, ma sempre lì lo troverai. Coda che chiude il passaggio appena non... Appena fa buio, sai come a lei non piace essere turbato mentre dorme. Secondo l'udienza che sono stati come le carte di buon mattino. Andiamo direttamente da lei. Aspetta, questo? Questo. Sono venuto. Ah, è uno? Ah, è uno. Sono venuto qui qua e adoro solo un per un motivo, vedere con i miei occhi uno dei grandi eroi della storia, Sir Iago e Sir Hendrix. Purtroppo non mi lascia entrare il castello, roba la pazza, se non riuscirò a contare le persone dovrò passare il tempo leggendo le croniche delle loro gesta. Se tu mi aiutassi a trovare un libro relato all'impresa di quei straordinari cavalieri, avresti la mia eterna gratitudine. Vabbè. Ho fatto già in giro la zona, ok. Devo trovare il libro di qua. Ah, si sa che le missioni secondarie, dunque. Bello, bello. Questo è il villaggio. Sì, è la città che devo andare. Non andare al castello. Vediamo se mi fanno passare. Magari lei è malato, non vuole... Fermo là, dove chiedi di andare. Dimmi cosa sei venuto a fare qui. Lei che è da conto di essere lucente vuole parlare con lui. Ah, si mette lì. Capito, si incomita. Guarda, si bavisse, non avessi mai sentito una storia così divertente. Ora vattene da bar, non abbiamo tempo per perdere quei buffoni come te. Niente. Cosa dici? Vuoi mostrare quel ciondolo a lei? Aspetta un minuto, d'accordo. Non me l'ha resto. Ok. Ti chiedo scusa per il fallimento, prego. Passa pure, sua maestà ci dà da incontrarti, ci sta aspettando. Ok, andiamo. Mi è venuta una botta di sonno, non so perché. Aspetta, accende la luce. Chi è questo? Ok. Il mondo non può essere davvero un mondo...
Bello qua. Ah. Pensai che c'era... Ah, vabbè, non riesco a pagliare. Ok. Ah, salve, ti ho dato un minuto. Vediamo un po'. That will be quite close enough. Welcome to Heliodor Castle, friend. Allora, puoi fermarti dove sei. Ti do il benvenuto al castello di Heliodor, amico. Un gioiello di Durasil. Ah! È stato molto coraggioso a venire qui da solo, giovane viandante. Sono Cannelio, re di Erato. Ho atteso questo giorno molto a lungo, ma adesso finalmente ci incontriamo. Un onore fare la tua conoscenza. Sono venuto qui a portarmi con il gioiello di Durasil. Hai chiesto di parlarmi personalmente. Ciò mi spinge a pensare che conosci la tua vera natura. Immagino che... Immagino che tu abbia il marchio sulla pelle. Anche? Sì, non hai dubbio. Quello è il marchio della luce. Sei veramente... Tu sei veramente lui. Ed un ultimo avanti subito, dal giorno è finalmente arrivato, il Ducente è tornato da noi. Ah! Dimmi, nobile Ducente. Where exactly is it that you hail from? I would so very much like to pay tribute. Da quale città o villaggio provieni? Vuole tanto riservare i dovuti onori al luogo dove sei cresciuto. Sai che dice Cannelio che vive il villaggio lo capieta. Ah, interessante, ha detto lo capieta, non è così. Iago, ho già sentito parlare di questo posto. Sì, sì, è stato un posto sperduto, situato nella rocciosa sud, abitata da piccoli infimenti. Molto bene, sai cosa devi fare, Iago? Vai e non deludermi. Così la massa tutti. Non ti giurerò, mio sire. Ma ora ammazza tutti. Oh oh. Maledetto Ducente, non so con quale motivo tu sei venuto da solo, ma sappi che qualunque sia il tuo scopo non sarà a portarla a Kenny. Oh! Ecco, una trappola! Andy, che prendi questo cane onoroso, questo portatore di sventure, e tu una cella più fredda e buia dal segreto castello. L'innocente fonte di ogni male. Andy non porterà altro che dolore e sofferenza nel nostro regno. Oh, cavoli! A me ammazza, sì, veramente ammazza quella. Sai perché affermo con tanta certezza? Perché come ne esiste la luce senza le tebie, con l'Ducente sono le rombe sono legate da loro. La venuta recente per preannuncia la rinascita dell'oscuro. Dove credevi poter ingannare il nostro saggio sotto interesse è stato tratto qual più ponte? Chissà chi sei veramente. Cavolo! Soldati, restate questo verme.
Oh cavolo. E niente. Dunque la ragazza piangeva, nonno Goran morirà, non è risa di sì. Sostieni di essere originario Cappietta, ebbene, prima che il sole sia tanto tre volte, Samuel si era detto la verità. Sì, perché in tutti i giorni Iago tornerà qui, comunicherà i risultati delle sue indagini. Se fossi al tuo posto, figlio di Lomba, non mi illuderei di vivere oltre quel momento. Conferito per aver compiuto il tuo dovere e essere cercato nel castello di Orfliard, dove però sei stato chiamato figlio dell'ombra e imprigionato da Lake Cornelius. Ehi, basta. Ah. Oh, pianta, facendo baccano non risolverai nulla. Ci sarà qualcosa per uscire. Ci fai piano, cosa stai inventando questo posto? Chi è quello? O quella? Ehi, di dentro, cerca di rilassarti un po', d'accordo. Di solito le persone che vengono uccise qui ci mettono un po' prima di impazzire. A proposito, perché stanno tutti in cella? Ci guadagna un posto in albergo di lusso. Se non si è fatto qualcosa di veramente grave. Aspetta un attimo, tu sarebbe innocente, ma dici sul serio? Volevi farmi credere che Lucente è ospite della cella di fronte alla mia, è incredibile. C'è una scordella di risorsa stoppa in arrivo per il nostro gradevole ospite. Forse Belovini prende questa squisitezza. Ah, gli ha dato un pugno. Lucente, non mi stai prendendo in giro, vero? Quindi sta succedendo proprio ciò che Vincente aveva predetto. Dobbiamo andarcene da questo posto. Interessante. Aspetta qui. E tu cosa ci fai? Ah, l'ha ucciso. Non temere, non ho ucciso. Ma quel bel tomo non si sveglierà tanto presto. Potremmo trovarci in butti acque più avanti. Tieni, questa è per te. Snake, ah, una spada. Guardate.
Ho trovato un po' di cose in quell'angolo laggiù, è roba tua, non è vero. Ok. Invece ti ho trovato con mio fidato amico, con un pugno sono inarrestabile. Dobbiamo andarci da qui prima che arriva l'altro stesso di freddo, fammi sapere quanto sei pronto, d'accordo? Ok. No. Vabbè, potuto buttare le cose, vabbè. Ah, ci ho messo un sacco di tempo a scavare questa buca. Tu arrivi qui proprio il giorno che finisco il lavoro, è davvero una bella coincidenza. Ovviamente il destino che io debba aiutarti, proprio come ha detto di recente. Ma di questo parliamo un'altra volta, forza, salta dentro. Questo deve essere il fuoco della città, da qualche parte ci sarà sicuramente una via d'uscita. Vai avanti tu, io ti copro le spalle. Cos'è? Ah, non c'è la mappa. Trova la chiave. Sono tutte chiuse. Ah, poi bello che puoi spaccare. Ah, giusto un cassetto, a dopo. Ok, a dopo. Va bene. A dopo. Eccoli, sono lì. Uomini da questa parte. Adesso non vuoi scappare in fretta. Aiuto, mi seguono. Come on, this way. Di qua. Ah, di qua. Prendi la torcia, ok. Ah. Vediamo un incantesimo, fiamma. Ah, ok. Follow my lead. No, voglio combatterlo. Sneaky sneaky, vabbè, niente. Sto morendo.
Ah, non posso curarmi qua. Ah, non equipaggiarli. Adesso molto. Ah. Ma scusa. Come faccio a mettere gli oggetti? Usa, trasferisci. Ah, ok. Ah, adesso ce l'ho là. Ok, l'equipaggiamento, capito. Vabbè, usciamo. Bella, bella, mi piace questo gioco, però. Ah, vabbè, non posso neanche uscire. Qual è FA? Così.